La pillola aiuta tutti! E dai! Oh, andiamo! E dai, con quella palla! Puoi tirare sì o no? Fuori! Ah, è andato fuori! Scusa, puoi passarmi la palla, per favore? Mi dispiace, ma vado di fretta! Prendetela da solo! Mamma! Mamma! Oh no, dove sei persa? Non trovo più la mia mamma e non so dov'è! Cerca di piangere più forte che puoi, così qualcuno ti sentirà e verrà ad aiutarti! Ciao! Mi raccomando, piangi forte! No, 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 non è possibile, no, no! Quel ragazzo ha proprio il cuore di pietra! Non si fa così! Hai abbandonato delle persone in difficoltà! Ti sei comportato in una maniera orribile! Ma non potevo fermarmi ad aiutarle! Ho troppi compiti da fare per domani! Ah, non riuscirò a finirli nemmeno se dovessi lavorarci per tutta la notte! Non ci sono scuse al tuo comportamento! Inoltre sei in questa situazione perché aspetti sempre l'ultimo minuto per studiare! Ascolta, oggi non ho tempo da perdere! Non posso occuparmi di tutti i problemi di quelli che incontro! Conosci il detto una buona azione non va mai perduta? Se ci aiutiamo a vicenda il mondo... Basta! Vuoi stare zitto e non disturbarmi più? Va bene, ho capito. Se devi comportarti in quel modo è meglio che ti aiuti a superare il tuo egoismo. Pillola aiuta tutti! Di che si tratta? Prendendo una di queste pillole non potrai fare a meno di aiutare le persone che vedi in difficoltà. Io penso che tu ne abbia bisogno. Dai, prendine una. Se tu pensi che mi serva. Io credo di sì. Allora se ne facessi prendere una a tutti. Come faccio a finire i compiti? Ma come? Non hai ancora finito i compiti per domani? Poverino, mi dispiace tanto. Tranquillo, ora veniamo noi ad aiutarti a finirli. Dai ragazzi. Sì, continuiamo così. Grazie, grazie amici cari. Così risolverò il problema compiti. Ho cambiato idea, preferisco non darceli. Prese, ciao. Oh no. No, Nobita, aspetta. Non è per questo motivo che te lo... Ah, eccoli. Ehi, ragazzi! Ah, sei tu, Nobita, che cosa c'è? Ci stavi cercando per caso? Beh, effettivamente sì, perché ho qui delle caramelline veramente buone. E mi stavo chiedendo, chissà se anche loro hanno voglia di assaggiarne una. Ah, sono buone, dici? Ma se sono così buone, perché vorresti offrircele? Beh, perché voi siete i miei migliori amici. Allora ce le offri perché a te non piacciono, vero? Sì, è quello che penso anch'io. Su, andiamo, perché non le assaggiate lo stesso? Poi mi direte se vi piacciono o no. Io non le voglio. E non le voglio neppure io. Ma se sono davvero tanto buone, perché non te ne mangi una tu? Hai ragione, mangiatene una tu. Ehi, John, aspetta un attimo. E adesso cosa c'è? Hai qualcosa da ridire, forse? No, figurati. Volevo solo dirti che hai i pantaloni sporchi. Oh, sarà perché prima mi sono lanciato in una scivolata. Aspetta, sta fermo. Adesso provo a pulirteli io. Cosa? Eh? Strano, come mai sei diventato così gentile? È l'ultima cosa che vorrei fare, ma è più forte di me. Non riesco a trattenermi. Forse ho capito, è per via della caramella che hai ingoiato prima. Certo, buona a sapersi, questo ci tornerà utile. Adesso noi abbiamo da fare, dobbiamo andare a divertirci. Intanto tu vedi di portare tutto quanto a casa, ci vediamo. Grazie, Nobita. Ma perché? Io devo ancora finire tutti i compiti per domani. Non posso perdere neanche un minuto. Ciao, Shizuka! Ciao, Nobita. Si può sapere dove stai andando? Per la verità, io dovrei correre subito a casa a fare i compiti, è solo che... Oh, non riesco a resistere! Prima devo andare a consegnare questa roba! Non posso fare a meno di essere gentile!
Devo fare questo favore a Gianesoneo! Buongiorno! Sono venuta a portare la mazza e il guanto da baseball di Suneo! Arrivederci! Questo guanto e questa mazza da baseball sono di Gian! Per favore, gli dica che li ho portati! Ora devo andare, arrivederci! Presto, devo fare i compiti, devo fare i compiti! Se non mi sbrigo non li finirò mai in tempo! Non me ne importa, non me ne importa. Io devo andare a casa il prima possibile a fare i compiti. Il mio corpo fa quello che vuole. Dimmi, bambina, come ti chiami? Mi chiamo Mao. Mamma di Mao! Dove si trova la mamma di questo bambino? Dov'è la mamma di Mao? Sto cercando la mamma di Mao! Quello è proprio Nobita! Ascoltate, questo bambino ha perso la mamma! Non c'è nessuno qui che lo conosce! Scusami, poco fa una donna cercava un bambino che si è smarrito. Davvero? La ringrazio tanto! Deve essere la tua mamma, no? Allora andiamo! Evviva! Ehi, mamma di Mao, mi sente? Il suo bambino si trova qui con me! Tesoro! Così preoccupata per te. Per fortuna stai bene. Grazie mille per l'aiuto, sei stato molto gentile. Se figuri, non è niente, scusi, ma adesso devo andare. Ciao, Nobita! Devo mettermi subito a fare i compiti. È stata veramente una fortuna incontrarti, giovanotto. Non so proprio come avrei fatto. Ah, per così poco. Sono sicuro che anche lei mi avrebbe aiutata, no? Ma cosa fa? Sono in debito con te. Ma no, quando vedo una persona in difficoltà non posso fare a meno di aiutarla. Nobita è assolutamente meraviglioso. Si è fatto tardi, non farò mai in tempo. Adesso non posso più aiutare gli altri, devo pensare ai compiti. Ti prego, Doraemon, per favore aiutami! È un'emergenza, sono nei guai! Gian mi ha fatto ingoiare una pillola, aiuta tutti! Ma non è un guaio, è fantastico, è la medicina giusta per te. Coraggio, datti da fare! Ma no, Doraemon! E va bene, ho deciso, tornerò a casa con gli occhi chiusi. In questo modo non potrò vedere nessuno in difficoltà. Aia, che botta! Non so chi tu sia. Ma arrivi proprio al momento giusto. Per favore, mi porteresti dell'acqua? Certo, perché a vederla lei mi sembra in difficoltà. Sì, è proprio così. Come vedi, vivo da solo e mi sono ammalato. Mi è difficile fare qualunque cosa. Oh, ma che storia triste! Mi dispiace così tanto. Le pulisco un po' la casa. Scatta! Questo riso ha un aspetto così invitante. Ti ringrazio, ragazzo, mi hai davvero salvato. Di niente. Bene, allora io ho dei compiti da finire. No, il sole è già tramontato, questo non ci voleva. Come farò? Non riesco più a correre. Non riesco più nemmeno a stare in piedi. Ormai non farò più in tempo. I compiti. I miei compiti. Ehi, Nobita, ti stavo cercando. Ho chiesto a tua mamma e mi ha detto che non eri ancora tornato a casa. Perché mi cercavi? Non l'avrei mai detto, ma invece ho scoperto che sei una persona molto generosa. Se devi fare i compiti, posso aiutarti io.
E se c'è qualcosa che non hai capito, posso spiegartelo. Quindi smettila di piangere. Grazie, Shizuka! Sei così buona! E dai, fammi un bel sorriso. E comunque non dovresti fare i compiti sempre all'ultimo minuto. Sì, hai ragione! Forza, con un po' di impegno riusciremo di certo a finirli tutti rapidamente. Grazie infinite, Shizuka. Vediamo com'è questa operazione. Va bene, qui secondo me bisogna fare 90 così per... Così si fa. Aspetta, fammi pensare.